La lettera segreta scritta da Luis da Silva alla moglie Valeria Bartolucci, trovata recentemente nel carcere di Rimini, recita: «Mi vergogno, mi dispiace per quello che ho fatto». La missiva, malamente appallottolata e nascosta, è stata rinvenuta dagli agenti della polizia penitenziaria durante la perquisizione di routine sui visitatori della struttura. Luis, di origine senegalese, è attualmente detenuto con l'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, una pensionata di 78 anni uccisa il 3 ottobre scorso a Rimini con 29 coltellate. Gli inquirenti sospettano che Pierina avesse scoperto, o fosse vicina a scoprire, che da Silva era l'amante di sua nuora, Manuela Bianchi. Si ipotizza che da Silva abbia commesso il delitto per mantenere il suo legame con la moglie e per proteggere i propri interessi economici. Sebbene le indagini siano ancora in corso, se le scuse espresse nella lettera riguardassero l'omicidio di Pierina, potrebbero costituire una confessione. Luis da Silva, attraverso il suo avvocato, Riario Fabbri, ha sempre proclamato la sua innocenza. Anche Valeria Bartolucci, nonostante il tradimento del marito con Manuela Bianchi, ha continuato a professare la sua convinzione nell'innocenza di da Silva. Durante l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, da Silva ha scelto di non rispondere alle domande. Nella lettera alla moglie avrebbe espresso vergogna per le sue azioni, ma ha anche espresso fiducia nella forza di Valeria al suo fianco. Rimane cruciale chiarire a quali azioni si riferisca, poiché le scuse potrebbero riguardare anche il tradimento con Manuela Bianchi. Non si esclude che la lettera contenga indizi sulla dinamica dell'omicidio o sulle relazioni personali di da Silva che potrebbero aver influito sugli eventi. Pertanto, è essenziale comprendere il vero significato delle parole di da Silva per fare chiarezza sulla situazione. Come già accennato, Valeria Bartolucci ha perdonato suo marito Luis da Silva. Il loro recente incontro in carcere, secondo Valeria, è stato positivo. Lei stessa racconta: «Quando l'ho visto seduto al tavolo, sono rimasta per 20 secondi a osservarlo. Era una situazione surreale. Quando lui mi ha notata, si è alzato e mi è venuto incontro. Ci siamo abbracciati. In quel momento ho sentito una lacrima formarsi, ma l'ho trattenuta. Il nostro legame è ancora forte». Valeria continua a difendere con determinazione suo marito dalle accuse di omicidio, dichiarando: «Luis non ha fretta di uscire dal carcere. Mi ha detto che preferisce rimanere lì finché la verità non verrà fuori». Durante l'incontro, i due si sono scambiati parole affettuose. Valeria ha detto a Luis: «Mi sei mancato», a cui lui ha risposto: «Anche tu». Nonostante la situazione, Valeria ha notato in Luis un velo di tristezza, ma lui le ha ribadito la propria innocenza. «Le ho detto che non c'è bisogno di ripeterlo perché lo so già, l'ho visto nei suoi occhi», ha affermato Valeria. L'avvocato di da Silva, assistito dalla criminologa Roberta Bruzzone, ha presentato un'istanza di scarcerazione, sostenendo che non esistono prove sufficienti per giustificare la detenzione, soprattutto in relazione al movente, e che non sussiste alcun rischio di fuga. Gli inquirenti ritengono di avere prove solide, fra cui le immagini di una telecamera della farmacia di Via del Ciclamino, nei pressi dell'abitazione di Pierina, che mostrerebbero una figura compatibile con quella di Luis nei minuti successivi al delitto. La procura sta esaminando ogni dettaglio, incluso il possibile coinvolgimento di altre persone.